Malta, isola di Gozo. Puntuale ci viene a prendere in albergo il pulmino messo a disposizione dell'organizzazione e con il quale raggiungiamo il porto di Cirreua, dove ci attende la guida. Prendiamo il traghetto che in pochi minuti ci conduce nella vicina isola di Gozo, al porto di Mgar, dove con un altro pulmino partiamo per la visita. La giornata è bella e la breve traversata si rivela piacevole. Come prima sosta ci affacciamo dal belvedere della Dea Calypso per ammirare la spiaggia di Ramla Bay, una delle più belle e famose dell'arcipelago maltese, caratterizzata dalla sabbia rossa. Attraversando caratteristici borghi e particolari cittadine, arriviamo alle saline di Marsalforn, nelle cui vasche si deposita l'acqua del mare per produrre il sale. Queste vasche quadrate furono realizzate dai romani circa 2000 anni fa. Solitaria nella campagna ci appare una delle chiese più belle dell'isola, incantevole fuori e dentro, la Basilica di Ta Pinu, con un'architettura particolare e ricca di storia. Per i maltesi costituisce il principale luogo di pellegrinaggio. Riprendiamo il cammino per sostare alla Cappella di Sant'Anna, costituita da un moderno edificio con all'interno un ambiente semplice, dove su di una pala d'altare è raffigurata la Vergine Maria istruita da Sant'Anna. Un posto incantevole, con uno scenario naturale di unica bellezza. La sosta successiva la facciamo all'antico lavatoio di El Gain Tal Selin, di fronte al quale si trova una grande bazar, anch'esso oggetto di visita alla scoperta dell'artigianato locale. A Xlendi Bay ci fermiamo a pranzo. E poi per smaltire un po' andiamo a farci un giro al mare. Rabat o Victoria, come meglio preferite, è il capoluogo dell'isola di Gozo. Noi passeggiamo per le sue caratteristiche ed animate vie. Facciamo una visitina alla basilica e poi saliamo alla cittadella.
la località turistica più visitata dell'isola, nota anche come Gran Castello. È una piccola città fortificata, oggi sede di vari musei. Uno dei più begli angoli è costituito dalla Cattedrale dell'Assunzione. Noi passeggiamo lungo tutto il perimetro delle mura, godendoci il meraviglioso paesaggio, essendo questo il punto più alto di tutta l'isola. È pomeriggio inoltrato, la fatica comincia a farsi sentire ed allora, soddisfatti e contenti per la bella giornata trascorsa, ritorniamo al traghetto e dal pulmino per fare rientro in albergo.